Il romanzo è la cronaca del matrimonio infelice tra la fragile Emma Rouault e Charles Bovary, un ottuso ufficiale sanitario. La protagonista del romanzo è vittima della sensibilità romantica, alimentata dalla lettura di romanzi che non trovano alcun riscontro con la realtà. Madame Bovary sogna infatti una vita lussuosa e aristocratica fatta di passioni, ma la cittadina di Tostes, dove Emma vive con il marito, è chiusa e deprimente. Dopo aver riscontrato le fragili condizioni di salute della moglie, Charles Bovary decide di trasferirsi in un altro villaggio, sicuro che il cambiamento d'aria gioverà ad Emma, che è incinta. Qui Emma conosce Léon, praticante di uno studio legale, e ne accetta il casto corteggiamento in una relazione puramente platonica. In seguito alla partenza di Léon, Emma intrattiene una relazione tempestosa con Rodolphe, un ricco proprietario terriero con cui progetta la fuga. Il rifiuto dell'amante di abbandonare tutto per lei le provoca una delusione tale da condurla alla malattia. Tempo dopo, la protagonista reincontra Léon, con cui questa volta consuma una relazione amorosa che finisce anch'essa drammaticamente. Per riempire il vuoto che la colma, inizia a condurre una vita dispendiosa, contraendo ingenti debiti. Per far fronte ai prestiti ricevuti ed evitare la disgrazia e l'umiliazione sociale, chiede aiuto agli ex amanti, senza alcun risultato. Il sequestro giudiziario dei beni raggiunge così i Bovary. Sconfitta in tutto, Emma decide di suicidarsi bevendo del veleno. La protagonista muore dopo una lunga agonia, e il marito, che era nonostante tutto profondamente innamorato di lei, in breve muore a sua volta.